Allora abbiamo qui Marika Coppi, sempre un abitué dei nostri tornei. Allora, che effetto fa passare da nave scuola, come sei stata nell'ultimo torneo delle schiappe, a atleta come tutte le altre? Com'è stata l'esperienza innanzitutto da nave scuola? Ma guarda, io mi sono divertita sia alle schiappe che qua, per me è tutto un divertimento. Nave scuola, sai, è un po' di responsabilità nel senso di morale, però sono sempre uguale, diciamo che per me non è cambiato niente. Se dovessi rinunciare a una tra le esperienze estive dei tornei e l'indoor, cosa rinunceresti? Alle vacanze estive. No, a parte le vacanze? No, le vacanze campionato, no. Campionato o indoor, o rinunceresti ai tornei estivi? Se dovessi fare una scelta. Campionato forse. Campionato, anche perché troverei un'alternativa al campionato. Certo. E no, tornando al campionato, l'anno prossimo dove giocherai? L'anno prossimo sembra che rimanga a Sorbolo, nonostante cambio la ruolo. Presenza di Fish? Quella è una cosa a parte, quella ci passo cosa... sopra. È un male da sopportare. Mi odia Fish. No, e un'ultima domanda. Adesso il tuo ragazzo non ti sta ascoltando là, no? Perché non ha la nostra amicizia su Facebook. Per cui fai la classifica dei tre più fighi del tutto il torneo estivo, di tutti i tornei estivi. No, dai, è impossibile. Devi. Devo. È impegnativa, cioè è proprio così, è brutto muso. Poi puoi correggere poi sotto con la correzione nei commenti, dai, tanto Facebook ti dà questa possibilità. Beh, allora io scelgo una, la Francesca Ferri. No, andiamo sugli uomini, sugli ometti. A me non piacciono gli uomini. Fai lo stesso, dai, tanto non ti sta guardando. Allora, una è Fish, perché mi fa giocare l'anno prossimo. Gli altri due? Uno sei tu, perché certamente, il non mi fai dormire la notte, colpa del tuo libro. Ah, lo stai leggendo? Ovvio. Allora lanciamo lo spot. E lui? E terzo è Greg, perché ho paura a vedere le foto che mi ha fatto oggi. Allora sai già come andrà a finire. Sì. Ti ringrazio moltissimo. Ciao.